La tigre è un felino, ha il passo felpato, ha la capacità di aspettare spesso nel punto dell'abbeveramento le prede anche per lunghe ore. La sua pelliccia è una meraviglia di mimetismo. Le striature rompono la forma del predatore. Sa cacciare sotto vento, sa aspettare la preda. Riesce a specializzarsi. Il singolo soggetto si può specializzare, ahimè, sulla specie umana. Le chiameranno mangiatrici di uomini e spesso l'unica soluzione un tempo è stato l'abbattimento. È un simbolo di pericolo, ma anche di una maestosità silenziosa, notturna, crepuscolare o dell'alba. Il modo di allevare piccoli è particolarmente complesso e raffinato, compreso le lezioni di caccia che gli adulti devono per lungo tempo somministrare ai giovani. Trovarsi di notte tra un ippopotamo che è uscito dall'acqua per andare a brucare e il suo rifugio nell'acqua può essere davvero molto pericoloso. È un animale esotico anche nel senso che davvero lo conosciamo poco. Per un pittore dare la giusta postura è in qualche modo sintomo di una capacità di osservare gli animali con un occhio anche etologico. È entrato nella nostra fantasia grazie alla storia, la traversata delle Alpi degli elefanti di Annibale, accompagnato i primi passi della nostra conoscenza della storia della guerra. L'elefante appartiene ai proboscidati, è un animale estremamente sofisticato sia nelle proprie capacità cognitive sia nella propria gestione della vita sociale. Le grandi matriarche hanno un ruolo importante, conservano nella memoria le caratteristiche importanti della sopravvivenza del gruppo. L'elefante è sterminato perché porta infisse sul suo cranio le zanne che fanno parte della cupidigia umana e tuttora sono motivo di sterminio. Poi abbiamo un gallo, due galline. Da un uccello della giungla è uscito il pollo. Insieme a queste altre specie rappresentano un momento nel quale generazioni e generazioni di allevatori hanno migliorato, reso più adatto alla specie umana una particolare specie. Il bue, prima dell'arrivo del motore a scoppio, rappresentava una forza importante per l'agricoltura. Hanno permesso il commercio. Io personalmente mi sono trovato nel deserto, nel Sahara, a vedere una lunga carovana che arrivava dal Niger verso l'Algeria di animali da soma che trasportavano lavatrici. Da questo dipinto vediamo quella che oggi viene glorificata come l'economia circolare, che non è una novità, perché lo sterco di tutti questi animali viene rimesso in circolo per produrre proteine e amidi vegetali. Questo periodo rurale, che l'Italia ha abbandonato da poco, hanno rappresentato un rapporto un po' servile di tante specie animali per la popolazione italiana. È un rapporto di cui ci siamo scordati,
ma per il quale dobbiamo avere un certo rispetto, se non altro, della nostra storia recente. Poi c'è la tigre siberiana, che è un mostro. Se voi la vedete imbalsamata, vi mette paura, perché voi pensate a voi e alla sua bocca e fate proprio un ragionamento immediato, come dire, senza nemmeno ragionarci. A confronto non è un gatto, non è un gatto.